Ciao a tutti e ben ritrovati su dentro la scatola per una nuova recensione. Oggi voglio parlare di un titolo di cui abbiamo già fatto l'unboxing insieme. Vi lascio, come sempre, il link anche nella descrizione del video e qua sopra. E che ho avuto modo di provare e di conoscere grazie alla 3M Games, che devo anche ringraziare per avermi fornito la copia per potervene parlare, ovvero sia questo Carnage, titolo di Yan Clem per 2-4 giocatori, della durata indicativa di circa 20 minuti a partita, edito in Italia, appunto grazie alla 3M Games. In questo gioco, appunto, faremo parte di una di quattro tra quattro fazioni disponibili che si contenderanno il possesso di una preziosissima collina. Non chiedetemi perché, però, è molto, molto interessante questa collina. E perché no, ci daremo tante mazzate tutte insieme. Il senso è un pochino quello. Per cui, direi senza ulteriori indugi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola. Come prima cosa si pone al centro del tavolo la collina sulla quale verranno accumulate tutte le unità distrutte nel corso della partita. Ciascun giocatore sceglie quindi una tra quattro armate disponibili e ne riceve tutte le carte unità di un certo colore, insieme a tutte le carte strategia e le carte generale. Alcune, alcune eh, armate hanno più di una carta generale. Le carte unità debitamente mescolate formano una pila coperta a formare la propria riserva. Mentre invece le carte strategia generale vanno tenute in mano, ad eccezione della carta strategia col valore 0 che viene tenuta di fronte a sé. Le carte strategia mostrano un valore di iniziativa, una serie di simboli rinforzo, ovvero di quante unità potrà, si potranno aggiungere al proprio esercito, il tipo di attacco e l'eventuale abilità speciale. In questo caso, ad esempio, con la mia carta 0, vedete che non ci sono simboli attacco, però mi permette di schierare immediatamente 5 unità prese dalla mia riserva. Nel caso invece di questi simboli, si può scegliere se pescare dalla propria riserva oppure uno dei propri generali in mano. Le carte unità invece mostrano un valore di difesa, come potete vedere, i simboli di attacco, rinforzo, abilità e un indicatore di posizione, che indicherà praticamente la loro posizione sul proprio campo di battaglia. Infatti queste carte vengono disposte sempre su tre file diverse, quindi questa carta andrà in prima fila, questa carta come vedete invece andrà al centro e questa carta invece in ultima fila. Una partita a Carnage si svolge su quattro round, che iniziano con la contemporanea scelta di una carta strategia dalla propria mano. Questo servirà in primis a determinare l'ordine di turno. Inizia infatti il giocatore con l'iniziativa più bassa, quindi i giocatori scelgono, rivelano contemporaneamente la propria carta strategia. E in questo caso il primo giocatore sarebbe appunto questo, con l'iniziativa più bassa tra tutte quante, il secondo questo, il terzo questo e l'ultimo questo. Durante il proprio turno un giocatore svolge in ordine tutte le azioni indicate sulla carta strategia scelta. Come prima cosa, come vedete, si pescano i rinforzi. In caso di simboli rossi, i rinforzi sono pescati dalla propria riserva di carta unità, mentre invece in caso di cona nera è possibile scegliere un'unità dalla propria mano. In caso di simbolo misto, come in questo caso, è possibile scegliere. Quando tutte le carte rinforzo sono state pescate o scelte, vanno posizionate in ordine sul proprio schieramento, seguendo le indicazioni che abbiamo visto degli indicatori di posizione. Se una carta, come ad esempio in questo caso, possiede i simboli sorpresa, che sono appunto queste, queste corna fatte con le mani, esse vanno risolte immediatamente. E, attenzione, non potranno essere suddivisi su più eserciti, ma questo lo vedremo più nel dettaglio a breve. Alcune carte permettono anche... Come vedete in questo caso, di pescare immediatamente di aggiungere al proprio esercito nuove carte. Non appena tutte le unità sono state schierate, può partire l'attacco. Si osserva sulla carta strategia giocata quali siano i simboli indicati, se d'attacco in mischia o a distanza, e si calcola la potenza dell'attacco sommando tutti i simboli presenti sulle nostre carte schierate. I simboli magici, questi, sono considerati appunto dei jolly, quindi possono essere utilizzati sia come attacco a distanza sia come attacco in mischia. In questo caso, ad esempio, guardando le unità che ho schierato, per quanto riguarda l'attacco a distanza avremmo 1, 2, 3 di potenza, mentre invece come attacco in mischia, anche in questo caso 1, 2 e 3. In quattro giocatori. Gli attacchi in mischia valgono solo per i giocatori alla nostra destra e alla nostra sinistra, mentre con gli attacchi a distanza è possibile raggiungere anche l'avversario di fronte a sé. Gli attacchi vanno sempre risolti tutti, partendo dalla prima linea dell'avversario e quindi eliminata, procedendo poi con la centrale e infine con l'ultima fila. Per distruggere un'unità è necessario ottenere una potenza pari o superiore al suo valore di difesa. Tutte le unità distrutte vengono tenute da parte in una pila apposita. Se col mio attacco riesco a eliminare tutte le unità, appunto, di un avversario, ottengo un segnalino carnage. Eventuali punti attacco inutilizzati vengono persi. Quando tutti i giocatori hanno concluso il proprio turno, contano il numero di carte distrutte. Chi ha distrutto più carte ottiene 5 punti. Il secondo 3 punti e il terzo invece un solo punto. Al quarto giocatore non spettano punti. In caso di pareggio, vince il giocatore che ha giocato la carta strategia con l'iniziativa più bassa. A questo punto i giocatori pongono sulla collina tutte le carte unità distrutte e sono pronti per un nuovo round. Il gioco, come detto, prosegue per 4 round identici al termine dei quali si sommano i punti ottenuti i simboli carnage un simbolo carnage vale sempre un punto a tutti i punti appunto ottenuti durante i round e naturalmente chi ha più punti è il vincitore in caso di pareggio vince chi ha più segnalini carnage in caso di ulteriore parità vince chi ha più unità schierate rimaste se persiste il pareggio vince chi ha giocato la carta strategia con iniziativa più bassa al round finale Abbiamo visto come Carnage effettivamente si, si ha sostanzialmente eh, un filler gonfiato, se vogliamo, senza eccessive pretese. Vi posso garantire che i 20 minuti della scatola sono ampiamente rispettati e Che dire è vero, non è un gioco che richiede magari un grande pensiero strategico, anzi, di fatto le scelte sono molto poche: quelle che farete nel corso della partita. E a volte la cosa principale, la scelta principale sarà eh, faccio carnage, ovvero distruggo tutte le unità di un avversario, oppure invece mi dedico a magari eh, cercare di raccimolare quante più unità possibile per ottenere il bonus di 5 punti. Di solito conviene quasi sempre cercare di fare il bonus di. 5 punti perché ovviamente il secondo ne guadagna 3 e se anche è riuscito a fare un carnage eh, fa 4 punti mentre io ne faccio 5 se ho ucciso più unità quindi ecco molto molto interessante da questo punto di vista e senza grosse pretese ma di fatto è stato presentato così eh, alla giornata di presentazione della 3M Games se eh, non avete visto il video vi consiglio di, andarci, di, andarci, di andare a darci un'occhiata eh, C'è stato proprio presentato come un gioco cacciarone dove il bello è cercare di far casino ed è anche molto divertente vedere questa pila di unità che vengono progressivamente uccise apparentemente senza motivo: perché il motivo è il possesso di questa, di questa fantomatica collina. Che dire poi? Un'altra cosa che mi è piaciuta molto sono sicuramente le fazioni che sono molto ben caratterizzate, seppure non abbiano questa grande variabilità e ogni, non ve l'ho fatto vedere, ma ogni fazione ha una carta fronte e retro che spiega un pochino le abilità eh, e alcuni simboli speciali che non vi ho mostrato e che sono un pochino eh, dipendenti dal tipo di unità. I nani ad esempio hanno la possibilità di scomparire durante la partita perché vanno a bere, tanto per darvi un'idea. Quindi molto molto interessante, mi è piaciuto cercare di poter giostrare al meglio ciascuna delle fazioni. Parlando poi di materiali e grafica, sicuramente ci troviamo di fronte a un ottimo prodotto, come tutti quelli da, prodotti eh, dalla casa madre Devil Pig Games. Gioco molto ben disegnato con dei materiali ottimi, le carte sono resistenti, e eh, infatti loro ce l'hanno quasi presentato come una sorta di wargame eh, in versione filler. Cosa che quando l'ho sentita io ho detto non ci credo, però effettivamente invece si riesce con queste carte molto ben disegnate che sopperiscono alle classiche miniature. Quindi che dire? Un gioco molto ben fatto, peccato forse per la scatola che forse è un pochino sovradimensionata rispetto alle reali necessità. Proseguendo poi eh, e parlando quindi dei difetti, me ne viene sostanzialmente uno in mente che è il fatto della scarsa scalabilità o meglio mi spiego non è che scala male è che il gioco secondo me rende meglio in 4, proprio perché in questo modo si possono utilizzare al meglio anche gli attacchi a distanza che altrimenti sono equiparati agli attacchi in mischia e quindi un pochino si perde, qual si qua si perde un qualcosa di gameplay ma di fatto mh, non cambia un granché secondo me è un gioco da giocare in 4. In conclusione io vi posso dire che senza dubbio Carnage mi è piaciuto e mi ha convinto. Mi è piaciuta molto soprattutto l'atmosfera cacciarona che porta al tavolo, le risate, quindi un filler, chiamiamolo così, senza pretese, ma molto molto interessante e coinvolgente, senza ombra di dubbio. Quindi se state cercando un gioco del genere dateci senza dubbio un'occhiata, provatelo se ne avete occasione e naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito un altro video di dentro la scatola. Eh, vi ricordo che sono attivi il canale Facebook, e, scusate, la pagina Facebook e il canale Telegram. Vi lascio ovviamente tutti i link nella descrizione del video, compreso, come già detto, quello dell'unboxing, se volete dare un'occhiata più da vicino alle carte e ai materiali, e che dire, noi come sempre ci vediamo al prossimo video.